Prima di lasciare la parola a Sergio Cofferati, che ci darà una visione a questo punto dell'Europa, della linea Cuneo-Torino-Nizza, chiamiamola così, volevo solo segnalare che questa attività di collaborazione fra Piemonte e Liguria, in particolare anche tra le province di Cuneo e di Pereggia, è in corso, nel senso che nei prossimi mesi, comunque entro la fine dell'anno, un'iniziativa simile a questa verrà organizzata o in corso di organizzazione a Ventimiglia. Ovviamente verranno coinvolti i parlamentari di quella provincia, che le federazioni del PD di Cuneo e di Imperia si sono già incontrate, partendo, questo era stato lo spunto, poi parlando anche di altri temi, che insieme i segretari provinciali di Cuneo, di Imperia e i consiglieri regionali, Stagno e Scibilia incontreranno Piero Fassino nei prossimi giorni, proprio per, come dire, partire con la linea che era Cuneo Ventimiglia, farla diventare Torino Nizza, ecco, per allargare ancora di più l'operatività di questa linea. Lascio la parola e lo ringrazio ancora una volta per essere con noi l'onorevole Sergio Cofferati, che è anche vicepresidente della commissione IMCO del Parlamento Europeo. Grazie. Grazie a voi per l'invito. È evidente che c'è un'azione di lobby tra Cuneo e Imperia contro Genova. Io sono genovese, dunque ho degli obblighi. Al di là delle battute, l'Europa non ha una competenza diretta sul tema che stiamo discutendo, però può fare delle cose di qualche utilità. Com'è evidente per le cose che sono state dette, che non riprendo ovviamente. Bisogna fare tante azioni distinte su piani diversi, con tempi anche diversi tra di loro, questo rende complesso il lavoro, però sostanzialmente univoche nella direzione, convergenti. Allora, un po' in disordine, provo a dirvi della mia opinione su alcuni dei temi che sono stati sollevati, poi vediamo se invece si può arrivare alla convergenza che auspicavo. Ovviamente nell'affrontare questo tema noi paghiamo ritardi che non sono recenti, addirittura siamo vittime di una sottocultura tutta italiana per la quale la politica dei trasporti viene fatta dall'amministratore delegato delle ferrovie e non dal ministro dei trasporti. È un peso. Non è capitato ieri, dura da tanto tempo. Non ci sono segni apprezzabili di inversione di tendenza. Io credo che questo problema vale per i trasporti, ma vale anche per altri settori, e debba essere messo in carico all'iniziativa nazionale del partito, ristabilire i ruoli e le funzioni di ciascun livello di responsabilità. Adesso parliamo di ferrovie, lo stesso ragionamento si può fare per i porti. Se vogliamo restare nell'ambito trasportistico, no, non va diversamente per gli aeroporti, addirittura lì sono poi i singoli territori o le singole città che decidono su temi che invece sono di carattere nazionale o in qualche circostanza addirittura influenzano le scelte sovranazionali. Allora, ritorniamo ad una definizione efficace e rispondenti ai dettati della Costituzione delle azioni politiche. Le scelte che riguardano la strategia di un settore, che sia l'industria, che sia la produzione di servizi, qualunque sia l'ambito, deve essere riconsegnata al governo, chiedendo alle aziende di rientrare nell'alveo, peraltro già enorme e pesantissimo, delle loro responsabilità. Questo vuol dire non soltanto riproporre, come nei fatti, con il conforto di tantissime persone, il tema che stiamo discutendo nell'approccio che abbiamo usato questa sera, ma chiedere anche al Partito Nazionale di fare analoghe operazioni di sollecitazione alle sue rappresentanze nelle istituzioni, in modo tale che non ci siano alcuni che fanno il mestiere di altri, oppure alcuni che non fanno il loro mestiere lo delegano ad altri. Perdonatemi la sommarietà, ma il tema è molto delicato.
Anche perché quando i problemi diventano poi sovranazionali, essere rappresentati nel consesso che decide da un ministro o da un imprenditore, vi assicuro che non è la stessa cosa. Dunque, noi dobbiamo privilegiare nella comunicazione, nel rapporto, il ministro Lupi. Privilegiare nel senso che lo dobbiamo tirare per la giacca, dobbiamo pretendere da lui delle risposte, gli dobbiamo avanzare delle proposte. Prima questione. Secondo tema, c'è un altro, anche nel sistema delle imprese, c'è un altro peso storico oramai che nei servizi ha delle conseguenze a volte disastrose, anche nella manifattura, però nei servizi ancora di più. Qual è l'approccio? Quello che abbiamo commentato. Di fronte ad una qualsiasi attività, che sia uno stabilimento o che sia una rete ferroviaria, la domanda che si fanno i gestori dell'attività è: guadagna o perde? Punto. E le loro azioni sono conseguenti alla risposta. Se perde si chiude, se guadagna si tiene. Manca sempre l'interrogativo, anzi due interrogativi: è utile o non è utile? È riorganizzabile o non è riorganizzabile? Noi con questa logica di breve periodo abbiamo perso una parte importante della manifattura. Siamo un paese che ha subito un processo di deindustrializzazione assai rilevante, anche l'Europa non ha scherzato, noi più della media europea. E in passato la rinuncia alla ristrutturazione e dunque al tentativo di rilanciare dei settori ha portato a danni rilevanti per molti territori. In una delle mie vite precedenti ho portato sulle spalle la tortura di chi mi spiegava che la cantieristica era un settore maturo. L'est asiatico avrebbe distrutto le imprese europee e che noi dovevamo abbandonare la cantieristica e sostituirla con attività di terziario avanzato, ignorando il fatto che il terziario c'è dove c'è l'attività manifatturiera, se no non serve un accidente. E poi l'idea che il terziario venisse nobilitato con l'aggiunta della parola avanzato ha fatto il suo tempo. Poi per fortuna quella linea non è passata, la cantieristica italiana esiste ancora, ha problemi enormi come la cantieristica di tutta Europa, ma è uno dei gioielli del sistema produttivo, perché nel sud-est asiatico sono andate le produzioni a basso valore aggiunto e vi sono rimaste quelle che avevano maggior contenuto di design, di tecnologia e di capacità intrinseca di innovazione. Ecco, questo modo di ragionare del produrre è inaccettabile, culturalmente sbagliato, economicamente e socialmente disastroso. Il ragionamento che si fa su questa linea è esattamente corrispondente da parte dell'azienda, che dovrebbe avere il ruolo primario, esattamente questo. Guadagna o non guadagna? Non guadagna a sufficienza oppure perde, si chiude. La domanda, se utile, non se la pongono, non gli interessa. A maggior ragione se poi questo è un segmento di una struttura che nel sistema dei trasporti, a cominciare dalle ferrovie in Italia, viene considerata marginale, quasi inutile, che è tutta la rete, piccola, minuta, che ha una storia, ma soprattutto ha una grande utilità nella connessione e dunque nella coesione sociale dei territori, soprattutto di quelli più frantumati. Paradossalmente questo approccio negativo pesa di più al nord che al sud, in virtù del fatto che al sud non c'è una rete che abbia questa dimensione e queste caratteristiche. Allora, anche questo è un grande tema. Noi non possiamo far finta di nulla. Questo paese ha abbandonato la politica industriale e la politica dei servizi da almeno 20 anni. Uno degli effetti disastrosi del berlusconismo è questo. Noi non abbiamo avuto per 10 mesi il ministro dell'economia, il ministro dello sviluppo, che aveva la delega per l'industria e per i servizi. Poi ne è arrivato uno che si è bellamente disinteressato del tema, perché nel governo Monti
abbiamo avuto il vuoto assoluto su questo tema, adesso ci sono i ministri, ma si portano appresso questo fardello e in qualche caso sono anche loro vittime di questa sottocultura, che è quella del guardare all'obiettivo più immediato, al domani, e di non pensare al dopodomani, che invece la dimensione temporale alla quale traguardano tutte le grandi iniziative, quelle delle aziende multinazionali, se restiamo nel sistema delle imprese, o quelle delle aggregazioni istituzionali sovranazionali. L'Europa fa il bilancio 2014-2040, non è che noi facciamo fatica a pensare al semestre successivo. Non dico nelle decisioni formali, di qualche volta arriviamo all'anno, ma nel modo di osservare gli effetti potenziali delle scelte che facciamo. Allora, anche questa riproposizione del tema, del che cosa si produce, della sua utilità e della sua funzione in rapporto con l'idea di paese che hai, è un tema che va riproposto. Non vorrei darvi la sensazione di parlare d'altro, ma io credo che ci sia questa esigenza, diciamo, che riguarda il partito, poi avremo occasione anche impegnativo per parlare, smetteremo di appassionarci alle regole, che sono importanti, per carità. Neanche una bocciofila senza regole vive, però un partito ha bisogno anche di un programma, no? Ecco, noi di queste cose, ahimè, stiamo parlando poco, ma avremo occasione per farlo. Dopodiché, Lupi, a che cosa si deve chiedere a Lupi? Di avere un'idea di politica dei trasporti e di politica dei trasporti ferroviaria da indicare all'azienda, è l'azienda che deve fare quello che vuole il ministro, non l'opposto, che contenga una risposta consapevole e responsabile del quesito che gli poniamo. Noi siamo convinti che questa linea abbia un futuro. Ci dica lui se è d'accordo oppure no. Peraltro, quando dico questa linea, penso a Torino-Nizza, che deve diventare il riferimento per tutte le ragioni che sono state dette questa sera. Perché ha un futuro? Perché può essere una parte integrante di attività economiche che già esistono e che possono essere rafforzate, e di un sistema di collegamento che l'Europa sollecita. Cosa sta facendo l'Europa per quanto riguarda i trasporti? Tre cose. C'è il progetto da qui al 2030 dei grandi corridoi, che è il primo impegno per il quale sono state aumentate anche le poste iniziali che l'Europa ha deciso di attuare. La ragione è evidente, tu devi mettere in connessione i punti lontani dell'Europa, superando la divisione che storicamente esisteva addirittura di struttura. Le ferrovie che hanno uno scartamento diverso da un paese all'altro, i sistemi di sicurezza, la mancanza di connessione tra le autostrade, tra un paese e l'altro. Un paese che ha un'autostrada arriva al confine, dall'altra parte c'è una statale. Non sto raccontando cose prive di fondamento, è così. Allora l'Europa ha detto: questa è la priorità, rendiamo uniforme il sistema dei grandi collegamenti. Secondo tema, dal 2030 al 2050 c'è il rafforzamento della rete che sottostà al grande sistema di collegamento. Noi qui abbiamo due corridoi, quello che interessa il Piemonte per la Torino-Lione e quello che interessa il Piemonte, la Liguria del Terzo Valico. Nel secondo step, quello che andrà fino al 2050, abbiamo un altro impegno dell'Europa per i nostri territori, che è la linea di alta velocità da Ospedaletti a Genova, che consiglierei di non dimenticare mai per ogni ragionamento sugli assetti futuri. Allora, questa connessione tra Torino e Nizza, perché ha un futuro più importante potenzialmente del presente e del passato? Perché noi dobbiamo guardare all'Europa per come si configurerà.
attraverso la rete ferroviaria, per il vantaggio che la rete ferroviaria dà e darà alle attività commerciali ed economiche, e per il livello di connessione che avrà con il sistema più grande, quello che sovrasta, quello dei corridoi. Poi, anche a me piacerebbe ragionare dell'aeroporto di Cuneo, ma non è questa l'occasione. Però il terzo tema che l'Europa affronta è l'intermodalità. Perché il terzo valico è importante per Genova? Perché Genova ha un porto straordinario, ma se non riesce a portare i container che possono sbarcare lì a Torino prima che arrivino quelli di Rotterdam, non ha un futuro. Oggi è così, è drammaticamente così. La connessione tra i singoli vettori, dunque, è un valore aggiunto enorme. Strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti. Noi non dobbiamo più ragionare di ogni singolo segmento non guardando agli altri. Una strada si fa perché ha un effetto positivo con la ferrovia e viceversa, entrambi si fanno pensando ai porti e agli aeroporti e ai collegamenti. Adesso la battuta iniziale rispetto a Genova. Genova è una città che ha un aeroporto che mette tristezza. A stento 900.000 passeggeri. Genova è stato vampirizzato da Nizza e da Pisa. Passi per Nizza, ma Pisa era un concorrente che si poteva facilmente contrastare. Allora, il ragionamento sul sistema anche degli aeroporti. Letta non sarà contenta. Oramai noi la partita l'abbiamo quasi persa, l'ha quasi vinta Pisa, però insomma c'è molto da recuperare, soprattutto se la contesa futura non sarà sul piccolo mercato. Perdonatemi una piccola digressione personale. Quando ho fatto il sindaco a Bologna, quando sono diventato sindaco, l'aeroporto di Bologna aveva 2 milioni di passeggeri, che sono più del doppio di Genova. 2 milioni. Bologna ha 370.000 abitanti, Genova ne ha 670.000, dunque un po' più grande, quasi il doppio. Ma non è il mercato locale quello che fa la differenza. A Bologna, con l'accordo che facevamo all'epoca con Ryanair, oggi il numero di passeggeri è arrivato a 5 milioni e mezzo. Perché si è allargato il bacino d'utenza, portando via attività anche a Pisa, perché oggi tu vai da Firenze a Bologna, in 25 minuti con l'alta velocità. L'alta velocità per l'aeroporto di Bologna è stata un'occasione straordinaria. Poi quando ci sarà il collegamento tra la stazione e l'aeroporto con la navetta sospesa, potrai salire su un treno a Firenze e dopo 45 minuti essere sull'aereo a Bologna che ti porta a New York. Non sto parlando di un futuro di fantasia, sto parlando di una cosa possibile, no? Allora, il futuro di questa parte del nord-ovest, per quanto riguarda il sistema dei collegamenti, ha queste necessità. I grandi corridoi e poi la rete fitta di collegamento che dà la possibilità a chi viene da lontano di arrivare qui e di viaggiare in tempi brevi. Una persona che viene dagli Stati Uniti, oppure adesso quest'anno il turismo italiano è andato non bene, perché le persone che si sono mosse, parlo degli italiani, in virtù della crisi sono state poche. Quelle che si sono mosse hanno consumato ancora meno nello stabilimento balneare, ogni tanto vanno in Liguria, il gestore mi ha detto gli stessi dell'anno scorso, al bar però consumano un terzo. È la fotografia più efficace della crisi. Roma ha retto bene, ma sapete perché? Se andate a Roma, loro che trovate una quantità incredibile di brasiliani, perché il Brasile, l'India e la Cina, famoso BRIC, hanno avuto una crescita economica imponente nel corso di questi anni e si sono formate nel mondo
delle borghesie che hanno tanti soldi da spendere e che vogliono conoscere il mondo e vengono in Europa perché questa è la parte più bella, è il luogo dove la storia è più antica ed offerta, nonostante tutto, con una ricchezza che altri paesi non sono in grado di avere. Pensate ai numeri, l'India ha 1 miliardo di persone, 1 miliardo, 300 milioni sono appena sopra la soglia della fame, 300 milioni vivono dignitosamente, 300 milioni sono ricchi. La ricchezza di un indiano è superiore al reddito medio di un europeo, abbondantemente superiore. L'Europa ha 450 milioni di persone. I ricchi indiani sono pari a tutta l'Europa, compreso tutti i poveri europei. Dunque, se quel mondo si muove, è in grado di dare risposte al loro bisogno di conoscenza, ma anche ai bisogni economici e sociali di paesi lontani. Quei brasiliani che hanno permesso ai romani di sfangarsi in un anno orribile sono il segno di quello che può essere. Allora, quando noi parliamo del turismo e del commercio, non è che possiamo, non dobbiamo pensare ci serve la ferrovia perché così accontentiamo un po' di esigenze che sono dei cuneesi piuttosto che degli imperiesi. No, dobbiamo pensare che guarda noi con una curiosità e con un interesse straordinario. L'Engadina ha un trenino che nessuno si mette in testa di fermare o di chiudere. Adesso io non voglio dire che St. Moritz e Livorno e Piemonte sono la stessa cosa, però c'è un valore anche nell'infrastruttura che è già un segmento della possibile offerta culturale e turistica, che quelli là che sono svizzeri hanno capito e che difendono e valorizzano. Nell'offerta turistica che ti fa l'Engadina c'è sempre il viaggio sul trenino, nell'offerta turistica che facciamo noi non c'è neanche quello a piedi. Dunque ci sono degli spazi potenziali di grandissimo rilievo. Anche perché, scusa, la stazione di Livorno è leggermente diversa da quella di St. Moritz. Va bene. La stazione ferroviaria, non la stazione sciistica. Ma lì è una discussione che porterebbe lontano, c'è un problema di gusti. Io sceglierei Livorno, però bisogna tener conto che quelle borghesie hanno anche altre esigenze alle quali bisogna dare una risposta. Non è soltanto la difesa di Pompei, è la possibilità di arrivare a Pompei, no? Per fare un esempio che non mette in nervosismo in nessuno dei presenti. Allora, con Lupi questo ragionamento va fatto sulle potenzialità economiche e dunque di conseguenza anche sociali che ha questa infrastruttura, che sono già state descritte, sono quelle sulle quali tutti convergiamo. Che cosa ne deve fare Lupi? Deve trasformare queste potenzialità in un'occasione concreta, mettendo le cose in fila. La prima da fare è quella che ricordava prima Esposito. C'è un'occasione ravvicinatissima, bisogna parlarne lì. Lì non è che devono fare grandi discussioni, devono accogliere il tema come tema che riguarda il trattato e i rapporti tra Italia e Francia per quanto concerne le infrastrutture. Basta questo, che il tema sia iscritto all'ordine del giorno, che si discuta per 5 minuti fissando un appuntamento successivo. Pensate che minimalismo vi prospetto. Nel frattempo l'Europa va avanti. In Europa ci sono alcune cose, in aggiunta a quelle che vi ho detto, che possono aiutare. Perché il tema dunque è anche un altro. Voi sapete che il sistema ferroviario è un sistema fin qui gestito con modalità monopolistiche. Ora, il monopolio delle grandi linee dell'alta velocità è stato scalfito perché adesso c'è anche Italo che viaggia. Il monopolio delle reti prevalenti non è neanche preso in considerazione, perché sono le ferrovie che decidono se fare o non fare e non c'è concorrenza. Che cosa farà l'Europa con il Recast? Non so se riusciremo a finire la discussione prima della scadenza del mandato. Comunque, una volta iscritto, se non è questa volta, sono i primi mesi del giro successivo, si arriverà ad una conclusione. Liberalizza la rete dei trasporti ferroviari. Dunque, apre la porta centrale della casa anche alla presenza dei privati. Questo
ovviamente non darà un grande vantaggio nell'immediato al collegamento tra Genova e Bologna, perché è una tratta che ha, come si dice, un valore sociale ma un limitato valore economico, ma può dare un grandissimo vantaggio invece al collegamento tra Torino e Nizza, del quale stiamo parlando, perché qui esistono le condizioni che non ci sono in molta parte del sistema dei trasporti, sia quello regionale che quello nazionale. Allora, non è un caso che ci siano imprenditori che si lamentano dello stato dell'arte, però chiedono a gran voce di essere coinvolti nella discussione e di avere condizioni diverse da quelle attuali. L'Europa consentirà di avere queste condizioni diverse. Allora, il governo italiano, con questi imprenditori, in ragione anche delle novità che l'Europa introdrà, che chi ha le ferrovie italiane non piacciono per niente, come potete ben immaginare, il governo italiano e il ministro devono anticipare i tempi e cominciare, individuando quali possono essere i segmenti che diventano anche una sorta di piccolo modello da proporre, ad avviare dei confronti e delle discussioni, laddove hanno la possibilità o la ragionevole certezza di arrivare in porto, perché bisogna dimostrare che si può. Allora non bisogna scegliere una tratta nella quale non trovi un privato neanche se lo fai catturare dai carabinieri. Devi scegliere una tratta sulla quale i privati hanno già dimostrato di avere un interesse concreto. E quello lo trasformi in modello che poi replichi anche in tante altre realtà, partendo da quelle più appetibili per arrivare a quelle che non sono attualmente allo stesso livello. Dunque queste cose bisogna farle tutte insieme, completare la discussione in Europa, perché ci sono questi elementi di novità di quadro complessivo importanti. Chiedere al governo italiano di partecipare attivamente a questa discussione, non farsi rappresentare dalle aziende. Grande rispetto per le aziende, ma sia per le ferrovie piuttosto che per quelli dei cantieri o per quelli dell'energia. Le aziende devono essere coinvolte, ma il ruolo primario è dei ministri. E sono loro che devono partecipare alla discussione europea. Berlusconi in Europa non lo si è mai visto, non vi so dire col senno di poi se era un bene o un male, però diciamo che dal punto di vista della credibilità del paese è stato senza dubbio un male. Il ministro per i rapporti con il Parlamento europeo era un signore che è venuto una volta, molto simpatico, il ministro Ronchi. Ha fatto una chiacchierata sull'universo mondo, senza parlare di merito, non si è mai più rivisto, poi si è dimesso, se n'è andato e quel ruolo non è stato ricoperto per molto tempo. Ecco, non può essere questo il rapporto con l'Europa. I singoli ministri e il capo del governo devono avere una relazione costante. In questo caso, questo governo, che a me non piace, ma per altre ragioni che non vi infliggo, questa relazione, questo rapporto ha cominciato a costruire. Dunque, va benissimo così, bisogna dunque lavorare lì, bisogna che il Ministero e il Governo si riappropriano del loro ruolo, che non lo deleghino a nessuno, e bisogna che poi ognuno di noi, per il mestiere che fa, cerchi nel luogo dove lavora di spingere il tema, anche semplicemente per quanto riguarda l'informazione, soprattutto delle potenzialità e del valore aggiunto che questo tratto di ferrovia può avere per dei territori. Non astrattamente o in una visione localistica, perché se la chiudono abbiamo un danno, ma per il vantaggio che questi territori, con questo segmento, possono dare un'area più vasta. Il rapporto con la Francia è un rapporto che si intensificherà al di là del carattere dei governi e al di là di quello che si deciderà a fine del mese di ottobre, perché è nell'ordine delle cose, e nei fatti ci sono una serie di dinamiche che riguardano il sistema delle relazioni, soprattutto quelle economiche, che attraverso alcuni perfezionamenti dei meccanismi europei renderanno il rapporto tra l'Italia e la Francia oggettivamente più forte di quello tra l'Italia e altri paesi. Perché? Perché ci sono dei secoli di storia che, sia pure con tutte le difficoltà che sappiamo, hanno portato questi paesi spesso a pensare insieme e ad agire insieme. Non è la stessa cosa con l'Austria, ci vorrà più tempo, abbiamo problemi e difficoltà maggiori con i paesi dell'ex Jugoslavia, perché la storia è appena cominciata.
Dunque, qui dobbiamo mettere a profitto anche questa esperienza antica. Allora, cose come quella di questa sera vanno benissimo, se replicate poi a livello ligure ancora meglio. Bisogna che portiamo anche le regioni a fare il lavoro che chiediamo al governo nazionale, cioè che gli assessori e i presidenti, nei limiti di quel che possono, di quel che vogliono, secondo me, alcuni molto, altri sono ancora oggettivamente distratti, ad avere la stessa relazione per una convergenza. Adesso si sono visti i presidenti delle regioni, hanno parlato del terzo valico, per loro vale il ragionamento che abbiamo fatto adesso per il ministro e per il rapporto tra italiani e francesi. Non c'è solo il terzo valico, ci sono gli altri elementi di connessione che devono avere anche un'attenzione, perché anche quelli apparentemente più lontani, no? Dicevo prima, ospedaletti Genova alta velocità, guardate che non è mica un problema della Liguria. Il completamento di un segmento del genere dà a Milano delle potenzialità che oggi Milano non ha, almeno attraverso le ferrovie, ad esempio quello di raggiungere Nizza in un tempo che è ancora biblico, perché il rapporto strade, autostrade e ferrovie è quello che conosciamo. Dunque bisogna avere sempre un'attenzione per quel che capiterà, che potrà capitare dopo domani, non soltanto domani, e bisogna che lo faccia a livello di istituzioni. Per questa ragione credo che dovremmo tirare un po' la giacca anche a quelli che fin qui si sono dimostrati non insensibili, ma non sufficientemente operativi per dare efficacia al lavoro che avete fatto. Il conforto viene dal fatto che, insomma, questo tema è stato considerato importante da tante persone, e poi ci sono anche alcuni elementi di valore, no? Tu non puoi tutte le volte spiegare che bisogna abbandonare la gomma e rafforzare il ferro, e poi la prima volta che c'è un problema fai esattamente l'opposto. È un argomento che vale anche per la TAP, guardate che questa insistenza perché non si realizzino collegamenti su ferro non viene mai guardata con l'occhio del vantaggio e del danno che potrebbe derivarne dalla compensazione del mancato servizio su ferro da una crescita non controllabile a quel punto dello stesso servizio trasportato su gomma. Io non voglio dire che ci sia una connessione di interessi esplicita, c'è qualche volta la sottovalutazione, la distrazione, chiamiamola così, potremmo avere anche sospetti un po' più pesanti, però fermiamoci all'evidenza, però l'evidenza è già sufficiente. Allora, abbiamo un tratto su ferro, perché ritornare sull'auto? Non c'è nessuna ragione, anche perché questo tratto su ferro ha le potenzialità che sapete e che avete commentato, tutto qui.